Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Adesso vi spiegherò in parole povere come fare delle scritte sfumate con Gimp e vediamo subito come fare. Iniziamo subito, ragazzi. Allora, prima di tutto apriamo Gimp. Io l'ho già aperto. Facciamo nuovo, opzioni avanzate, trasparenza, schiacciamo su un punto a caso e scriviamo ciao ragazzi. Bene ragazzi, così va bene. Quindi ingrandiamo così. Ah, che bella grafica, questa è una bellissima grafica ragazzi. Poi ci spostiamo sulle freccette e poi facciamo livello, trasparenza, alfa selezione e selezioniamo. Facciamo un colore a caso, questo con questo, così. Poi dopodiché andiamo su sfondo di qua. Lineare. Prendiamo il tracciato, facciamo così più o meno, è così. Poi sempre sul livello, no scusate, su seleziona niente, sbagliato tutto ragazzi, scusate, rifacciamo. Rifacciamo. Oh, sì, rifacciamo. Così, ok, va bene. Adesso facciamo nuovo, perché ho sbagliato. Così, ci sei? Sì, prova, sì, ok. Allora, facciamo questo colore non mi piace e quindi lo cambiamo con il giallo. Ok, andiamo sul testo. Scrivo questo testo. Lo ingrandiamo. Dopodiché facciamo livello, alfa selezione, selezioniamo, poi andiamo su questo strumento di sfocatura, andiamo su, tracciamo un puntino qua. E lo mettiamo fino a qua, così. Dopodiché mettiamo questo, facciamo seleziona niente ed è apparso così. Poi volete, che ne so,
un contorno all'esterno? Nessun problema, ragazzi. Quindi che facciamo? Andiamo su livello, trasparenza, alfa selezione, seleziona, allarga 10 pixel e lo allarghiamo così. Poi andiamo sul secchiello, facciamo il colore bianco così, poi andiamo qua dentro e così, poi andiamo qui. No, ho sbagliato, porca miseria. Vabbè, può andare anche bene così, a fare uno un po' di fare uno sfondo un po' sgheggiato così, può andare anche bene così. Quindi andiamo su seleziona niente, poi andiamo su secchiello e coloriamo il punto che non abbiamo fatto. E questo è tutto, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like e commentate il video, ragazzi, è una cosa molto facile, una cosa molto facile e molto semplice da fare. E che dire, ragazzi, questo è tutto. Mettete un like e al prossimo video. Ciao, a presto.